Amici di Fratellanza Nera Azzurra, buongiorno a tutti. Oggi ce l'abbiamo perché anno nuovo, vecchia solfa. Perché continuiamo a sentire attacchi, sovrattacchi, gente che parla di numeri senza averli visti, gente che parla di competenze senza averle. E devo dire che basta, oggi mi sono stancato. Fatalità, ci siamo sentiti con Stefano stamattina in contemporanea con la mia arrabbiatura. Lui aveva anche già messo un video, quindi c'è un collegamento senza neanche volerlo. Bene, allora andiamo a parlare della nostra Inter. Siamo sotto attacco, un attacco vile, e secondo un mio modesto parere, perché di pareri personali si tratta, si stanno veramente facendo un accanimento, e vogliamo proteggere la nostra Inter da esterni, ma anche da interni, perché ragazzi purtroppo gli attacchi vengono anche dall'interno, nel senso dagli stessi tifosi dell'Inter. Cioè stiamo parlando ragazzi di cose folli, ma andiamo con ordine. Allora, dopo il pareggio con il Genoa è venuto fuori di tutto, nel senso ovviamente si sono scatenati tra il discorso preparazione, il discorso di acerbi e tutto, ma andiamo con ordine. Tanti parlano di Rosa Lunga, bene, sfatiamo subito questo tabù. Rosa Lunga per cosa? Rosa Lunga perché? Perché si hanno due alternative per ruolo, perfetto, abbiamo due alternative per ruolo. Non mi nascondo e non ci nascondiamo dietro un dito, l'Inter è favorita per lo scudetto? Sì. Deve vincerlo? No, non c'è scritto da nessuna parte che uno deve vincerlo. Nell'anno dello scudetto di Conte, per esempio, la Juve era la Juve di 10 scudetti di fila, perché non doveva vincerlo, era la squadra più forte, era anni che vinceva, stravinceva e dominava, perché non doveva? Bene. Stiamo parlando di Inter che nel mercato si parla tanto degli acquisti, perché l'Inter ha comprato, l'Inter ha fatto, sì sì, perfetto, vero, nessuna, l'Inter si è rinforzata, bene, no, fine, l'Inter non si è rinforzata, perché? Perché non è che dobbiamo vedere solo chi è entrato, devo dire anche chi è uscito, perché sono usciti Brozovic, è uscito Onana, Dzeko, Lukaku. Cioè, non è uscita gente a caso. Quindi, non è che tolgo uno, metto uno, è due. No, siamo a zero. Ok? Dobbiamo essere ben chiari su questa cosa qua. Perché uno deve essere lucido, deve essere realista, deve essere onesto. Perché se si dice che l'Inter ha comprato Frattesi, Thuram, eccetera, gente che a inizio mercato si diceva sì, vabbè, però, oh sì, sono dei medi, non sono dei campioni. Adesso sono tutti campioni perché fa comodo dire l'Inter ai campioni. No, sto cazzo, detta proprio così, sto cazzo. E l'Inter si è tolto prima di mettere. Se l'Inter l'anno scorso è arrivata quarta, perché non, per me il discorso penalizzazioni eccetera, giusto o non giusto, sul campo la società Inter, la squadra Inter è arrivata quarta. Quindi se parliamo di meriti prettamente sportivi, l'Inter è arrivata quarta. Una squadra che è arrivata quarta e ha perso Onana, Skriniar, Dzeko, Lukaku, ok, e altri, non si può definire indebolita, cioè scusate, no, si deve definire indebolita, non si può dire che è forte, che si è rinforzata, perché dopo hai messo i Thuram, hai messo i Frattesi, hai messo i Pavard, perfetto, abbiamo sostituito, non abbiamo aggiunto, di una squadra che è arrivata quarta, ragazzi, calmi, cioè stiamo parlando di una squadra arrivata quarta, abbiamo sostituito, non abbiamo aggiunto. Ok, il Sommer di adesso, siamo là con l'Onana dell'anno scorso, non guardate quello di adesso. Ok, abbiamo aggiunto secondo me un discorso di Pavard, ok, ma dell'anno scorso Darmian, lo Skriniar non dell'anno scorso, ma lo Skriniar forte, uno Skriniar forte, è il Pavard di adesso, più abbiamo Darmian, perfetto. Hai Bissek, dove l'anno scorso non avevi niente perché avevamo un buco in difesa. Ok, ne avevamo 5 su 6 che dovevamo avere, adesso ne abbiamo 6. Bene, Cuadrado al posto di Bellanova,
Uno dice sì, però ok, Cuadrado teoricamente è più forte di Bellanova, ma non gioca. Quindi ad oggi, ecco, siamo, hai rinforzato Gosens, hai tolto Gosens, hai messo Carlos Augusto, ad oggi non vedo la differenza. Lukaku, Dzeko, Lautaro Martinez, ok, e Correa non sono, cioè sulla carta sono più forti di Thuram, Arnautovic, Lautaro e Sanchez, ok? Bene, di tre attaccanti nuovi, perché dobbiamo parlare anche di meccanismi, dobbiamo provare a parlare anche di sistema oliato, di gioco, cioè abbiamo sostituito tanto, quindi hai sostituito, ok, gente in reparti dove avevamo indebolito vendendo o perdendo a zero, ok? E abbiamo messo gente che restituiva una squadra che l'anno scorso è arrivata quarta con 12 sconfitte, ok? Bene, e secondo anche i signori Torino, soprattutto l'allenatore che tanto parla, no? Che noi siamo i favoriti, eccetera, questa squadra qua, che tecnicamente forse abbiamo aggiunto qualcosina, l'anno scorso per lui doveva arrivare sesta a questo branco di scorreggioni, ok? Bene, perfetto, la squadra che secondo lui dopo la partita persa, pareggiata in Coppa Italia, doveva arrivare sesta, ok, c'è un po' di rabbia, ok, però comunque gli è arrivata sotto, gli è arrivata dietro, bene, quella squadra adesso deve vincere, e loro no, perché loro no? Perché loro no? Non si sa, è così, bene, e il sistema va bene, tutta la gente gli dice, va bene, sì, avete ragione, e l'altra squadretta di Milano, tutti i tifosi, e quelli di Torino, no, va bene così, no, sto cazzo va bene, ok, sto cazzo non va bene, perché se parliamo di questo, in più, non è che perché quest'anno loro non hanno comprato, allora noi, e noi sì, allora noi l'Inter deve vincere, no, perché gli altri 10 anni hanno speso che basta, fanno continui aumenti di capitale per coprire queste cose, ok? Non è che perché se per 10 anni hai acquistato per un anno, no, allora quell'anno là fai schifo, perché i giocatori ci sono, la rosa c'è, è forte, è una rosa molto molto forte, e soprattutto che viene da una stagione dove non avrà impegni, perché andiamo adesso anche sul discorso impegni, l'Inter, ok, mettendo le 6 partite di Coppa del girone di Champions più le 2 degli ottavi, parliamo di minimo, ok, di ufficiale, bene, più le 2 di Supercoppa, mandando 1/2, comunque ci devi restare fino a lunedì, praticamente devono restarci là, di Supercoppa italiana, parliamo ben di 10 partite, e la maggior parte sono nella settimana, equivalgono a 10 settimane minime, dove l'Inter ha una partita di mezzo, con trasferte, con voli, con fusi orari, ok? 10 vuol dire 2 mesi e mezzo che l'Inter non fa preparazione, perché dobbiamo guardarci nelle palle gli occhi ed essere onesti, l'Inter per 2 mesi e mezzo non farà preparazione, perché in trascarico eccetera non fai preparazione. Di cosa stiamo parlando? 2 mesi e mezzo, 10 settimane minime, ok? Bene, adesso noi, che ad oggi, ok, perché se poi parliamo che la Juve andrà avanti in Coppa Italia, perfetto, ne mettiamo 4 in più dell'Inter rispetto agli ottavi, quarti, semifinale e finale, va fino in fondo, sono 4 partite, ok, è un mese che deve ancora arrivare, mentre l'Inter a febbraio, perché parliamo di minimo, avrà 10 settimane senza preparazione, con solo dei richiamini eccetera. Ma di cosa stiamo parlando ragazzi? È una rosa lunga, perché dopo sento dire che ma adesso comprate ancora Buchanan eccetera, che avete già Darmian, Pavard, che posso andare in quel ruolo là a sostituire Cuadrado. Sì, e allora così mi toglie il difensore, siamo senza difesa, perché dopo resteremo allora con o Pavard o Darmian, Acerbi, De Vrij, Bissek e Bastoni, 5, quindi ne avremo uno in meno, e quindi addio la coperta lunga, ok? Bene, cioè di cosa stiamo parlando? L'attacco nostro, l'attacco dell'Inter, i nomi, non stiamo parlando di nomi, di giocatori che dobbiamo ringraziare il Signore se Thuram e Lautaro sono stati sani, a parte Lautaro ha perso 2 partite, ma di cosa stiamo parlando?
Ma amici interisti, e mi rivolgo anche agli altri, ma un minimo di onestà intellettuale. E poi si parla di aiuti. Ma di cosa stiamo parlando? Aiuti di che? Cioè, vi siete già dimenticati degli aiuti dati a Milan, della Juve? Ce li hanno tutti. Che non sono aiuti, perché per come dico sempre io a tutti i miei amici, clienti, eccetera, non sono aiuti. È una classe arbitraria scarsa. C'è un utilizzo del VAR indecente, senza nessuna linea, senza nessuna cosa chiara. Ok? Non è stanno aiuta, la marotta Liga. Ho fatto la battuta 1, cioè cos'è allora? Se danno un aiuto alla Salernitana, che non lo vedete, cos'è la Iervolino lì? Insomma, non mi ricordo più se è lui. Ho detto, ma di cosa stiamo parlando? Ma un po' di onestà, ma ce la diamo? No, perché io sono allibito da questi attacchi, perché cioè, dobbiamo vincere perché abbiamo una rosa più lunga. La rosa più lunga è una mera, cioè puoi avere anche la rosa più lunga, ma se non ti alleni, se non la alleni, è inutile averla. C'è una base, la base fisica, di preparazione fisica, non solo di scienza. La preparazione fisica va fatta. È inutile avere Messi, Ronaldo, Mbappé, ma se non si allenano, se si allenano ogni tanto qualcosina, perché dopo la squadra non gioca? Quindi, cari amici interisti, e non, calma, perché non è che stiamo facendo quello che dobbiamo fare. L'Inter è prima. E il periodo di calo ci sta, perché ripeto, cioè, da metà agosto a metà febbraio, primi di marzo, l'Inter, senza contare in più, non con già gli infrasettimanali fatti, perché se devo mettere anche quelli tra gli infrasettimanali, la Coppa Italia, eccetera, non ne parliamo più, e le nazionali, l'Inter quando sta facendo la preparazione? No, pensateci, di cosa stiamo parlando? Niente. Cioè, 2 mesi e mezzo in più senza potersi allenare come Dio comanda. Che gli altri però lo fanno. Ok? Che la differenza è questa. 2 mesi e mezzo che gli altri si allenano e l'Inter no. Ragazzi, cioè, già quasi chiudo il discorso senza parlare di rosa. Una rosa che doveva essere sesta, una rosa che è arrivata quarta l'anno scorso, che ha sostituito, non ha aggiunto, ha sostituito. Le aggiunte? Sono state aggiuntine? Ok? Di cosa stiamo parlando? Siamo primi in campionato con un percorso ad oggi che è fantastico. Non mi aspettavo neanche io un dritto così. È chiaro che il calo non puoi mica correre a 300 all'ora. Tutti lo fanno, ce l'hanno anche le grandi squadre, Real, Barcellona, il City, Liverpool, tutte ce l'hanno, il Bayern Monaco, ce l'hanno tutte il calo. Calma ragazzi. Impariamo a difendere l'Inter, impariamo a tifare l'Inter, a sostenere i ragazzi. Bene, scusate lo sfogo lungo, però cioè, sono cose che non mi fanno stare tranquillo, perché vedo veramente tanta disinformazione, tanto pressapochismo, perché si fa presto a parlare e non si guarda quell'attimino in più. Quindi un attimo di calma, un attimo di analisi in più non farebbe male, e soprattutto un po' di onestà intellettuale da parte di tanta gente renderebbe tutto più bello, però purtroppo il web va così, fa più visualizzazioni, anche per demerito nostro lo scandalo Inter, l'aiutino Inter, perché dopo ci andiamo dietro anche noi interisti, deve essere folli, va bene, gli autogol anche ce li facciamo da soli. Bene ragazzi, detto questo, il video è stato abbastanza lungo, non mi resta che augurarvi buon anno intanto, spero avete passato delle feste buone, e basta. Io andrò, come ripeto, confermo, andrò allo stadio per Inter Verona, se c'è qualcuno che vuole ci troviamo a bere una birretta, a mangiare un paninetto, fuori, dentro, mi scriva pure sotto qua sui commenti, e come dico sempre, mi raccomando, sostenete il canale, aiutateci a diffondere il verbo dell'Inter. Se vi piacciamo, mettete anche i mi piace, oltre a seguire il canale. E come dico sempre, mi raccomando, sempre solo forza Inter!